La grafica non conta. Stronzata. Allora, la grafica conta. La grafica conta come la storia di un videogioco, conta come l'audio, conta come, non so, il motore che tiene i vari personaggi, l'intelligenza artificiale, vale come tutto il resto. Allora, partiamo dal fatto che la storia non è importante come tanti di voi pronunciate. La storia non è che per forza deve essere importante. Giochi come dannatamente Borderlands, Saints Row, non hanno delle storie stupende. Certo, ti possono piacere, ti possono far, diciamo, appassionare al gioco, ma non sono storie come di Fallout, che a me mi è piaciuta tantissimo, quella del 3, come altre storie, non so, di Mass Effect. Sto pensando a giochi con tanta storia, come magari anche To The Moon. To The Moon, secondo me, è una storia molto più importante e molto più, come si può dire, che ti fa appassionare e alla fine ti fa emozionare. Certo, Borderlands ti può fare emozionare come tanti altri giochi, però alla fine non è quel gioco che ti fa ricordare davvero quella storia, magari ti dà anche qualche insegnamento. Perché dico queste cose? Perché ci sono giochi che magari non hanno una storia fantastica, però divertono lo stesso. E magari hanno anche una grafica bella. E non so. Partiamo, magari vi faccio l'esempio di qualche gioco che la grafica è importante. Io, secondo me, Skyrim, se avesse un motore grafico nuovo ma bello, da gioco del 2010, visto che è uscito nel 2009, ma quasi nel 2010, da gioco del 2010 mi sarei aspettato una grafica fantastica. Come magari, non so, un Battlefield 3. Battlefield 3 c'ha una bella grafica, mi sarei aspettato una grafica decente a quei livelli e superiore. Perché secondo me avrebbe migliorato l'esperienza di gioco. Perché ovviamente Skyrim deve dare la sensazione che sei in quel mondo, diciamo, in quel mondo, ti deve dare la sensazione di essere immerso. E quella sensazione non te la dà. Io mi sono sentito un po' preso per il culo da quel gioco. Soprattutto per le texture grandissime, cioè se i palazzi, le città, il mondo esterno fosse stato dettagliato con l'erbetta, tanta erba, i palazzi ben definiti con tanti bei dettagli, i modelli anche dei vari personaggi ben definiti, ben diversi l'un dall'altro e non tutti umanizzati come anche l'orco. L'orco almeno è diventato un pochino più orco da Oblivion. Ma davvero, se fosse stato un motore grafico nuovo, sarebbe stato un capolavoro. Gli effetti di pioggia, la neve, sarebbe stato un capolavoro. Davvero, io l'avrei. Lo starei amando ora. Lo starei amando. Lo amerei a quest'ora, Skyrim. Però, per tante piccole cose, insieme alla grafica, a me non è piaciuto. Mi è piaciuto. Perché mi è piaciuto allora Fallout 3? Perché in quel momento Fallout 3 rispecchiava la grafica di quei momenti, lo standard di quei momenti. Non venitemi a dire che dal 90 al 2000 non ci sono stati miglioramenti grafici con l'entrata del 3D o anche comunque del 2D che è migliorato. Ci sono tanti giochi che sono sempre stati nel 2D che sono riusciti a migliorarsi con quel finto 3D, con il 3D vero. Si sono pian pianini evoluti. E questa evoluzione c'è, ci deve essere questa evoluzione grafica, come anche tutto il resto. E quindi non mi potete venire a dire che la grafica non è importante. Immaginatevi un Heavy Rain 2D. Ma che cagata sarebbe? Certo, allora voi,
Mi inizia a dire Monkey Island. Non era in 3D, però è piaciuto. Certo, in quel momento è piaciuto. Non so se ora, rilasciato ora, coi titoli a cui ci siamo abituati in questo momento, Monkey Island viene scoperto come gioco migliore dell'anno. C'è riuscito To The Moon in questo momento, come indie, ma come gioco serio, serio. Quindi dico che può dar tante ore di gioco. Monkey Island, secondo me, ora, come ora, non le potrebbe dare. Non le potrebbe dare perché ci siamo abituati agli FPS che durano poco, al multiplayer, quindi ci andiamo a giocare a partita multiplayer con gli amici, ai giochi free to play da giocare con gli amici online, ma non c'è più il concetto di single player, che è una cosa che mi dispiace. Giochi come Skyrim, che io ripongo tutte le mie fiducie, tutte le mie speranze di gioco che mi può intrattenere ore e ore e ore e ore senza per forza avere la connessione anche, non riesce. Per me, questo concetto di dire la grafica non conta è una stronzata assurda. Perché lo stile grafico, che rientra nella grafica stranamente, conta, perché immaginiamoci un Borderlands 2 non con quella grafica, immaginiamoci un Monkey Island non con quella grafica, con quello stile grafico. Noi immaginiamoci un Crash Bandicoot non con quella grafica, o un Forza moto qualcosa, perché me lo confondo con Storm e Sport, titoli differenti, ecco. Immaginiamoci questi due titoli con la grafica invertita. Non saprei se mi piacerebbe un MotoStorm con la grafica super realistica. Non lo saprei, perché c'è una grafica un pochino più diversa, quello che secondo me. Come anche Far Cry 3, immaginiamoci un Far Cry 3 con una grafica più desaturata, perché Far Cry 3 conta tantissimo sui colori accesi, saturati. Come se fossimo dei bambini, noi guardando Far Cry 3 rimaniamo tipo wow. Così, cioè, ti danno quel wow. E ogni tanto quando vedi qualche scenario continui a dire wow. A me Skyrim lo vedi e dici la prima volta wow. Dopo 10 ore di giochi dici è bello. Poi trovi magari quella città divertente con una certa struttura che ti piace, magari anche con quel motore grafico. E poi vedi sempre le solite texture piazzate qui, là, qua e là. E là è sempre le stesse, mi spiace purtroppo. E secondo me è importantissima, importantissima. E voi potete dire che Minecraft fa cagare con i cubetti, ma immaginiamoci un Minecraft senza cubetti. Cazzo! È come una console senza controller. Che cagata è, dai! Minecraft, per quanto voi siete coglioni quando dite che ma Minecraft fa cagare perché ha cubetti. La grafica non è importante, però per me Minecraft fa cagare perché ha cubetti. Ecco, andatene a fanculo, con tutto l'affetto ovviamente. Perché per quanto Minecraft può farvi schifo, ok, vi può far schifo, ma lo stile grafico, questi cubetti sono importantissimi. Tanti indie. E potete anche darmi torto, ma purtroppo è così. Tanti indie si stanno ispirando a Minecraft. Cubetti, 2D, il 2D di Terraria. È famosissimo. Cioè, come fa Terraria a essere bellissimo? Perché in 2D c'è il suo stile grafico. E mi è piaciuto. Starbound c'è il suo stile grafico, è fantastico. C'ha delle musiche non come Minecraft, che sono un pochino, diciamo, a bit, come magari lo è molto di più Terraria, cioè molto più 16 bit, 32 bit. Ora non sono un maniaco di queste cose, però le musiche di Starbound io le paragonerei a quelle di Skyrim. Oh, fuoco, fiamme, d'oram. No, le musiche di Starbound sono bellissime, la grafica mi piace tantissimo, quel 2D vecchio stile. Mi piace tantissimo, ma certo, ma non rimpiangerei mai un Borderlands 3 con il cel shading, o non rimpiangerei mai di giocarmi quel 10-15 ore un Far Cry 4 con una grafica quasi realistica.
o colori super accesi. Non direi mai di no. Direi sicuramente no a COD. COD che non c'ha niente di suo. A Battlefield che non c'è niente di suo ormai. È solito FPS del cazzo. Saints Row, non direi mai no a Saints Row. Saints Row 3, Saints Row 4, ho subito pensato è una cagata perché stessa mappa, stessa grafica. Io voglio un miglioramento grafico da capitolo a capitolo, tranne per chi ha un certo stile di grafica e quindi Borderlands 3, se mi trovo un Borderlands 3 con la grafica di Crysis, li mando a fanculo io. Magari può essere anche il migliore, però Madonna, se il shading è bellissimo su Borderlands. E niente, io non direi mai a un altro Saints Row che mi diverte con quella grafica, con quell'umorismo. 10 come fallita, non ci sarà mai un Saints Row 4. Invece c'è stato. Però Saints Row 4 a me così così piaciuto e non piaciuto. Mi ha divertito, mi è piaciuta anche la storia. Stranamente la storia mi è piaciuta un pochino più degli altri capitoli e ha divertito, non ha la storia magari che me lo ricorderò per sempre, che mi ha dato qualche insegnamento, però vabbè, oh. C'è tanto divertimento alla fine, ci si diverte su Skyrim, Madonna, Skyrim no, su Skyrim non ci si diverte. Altri giochi, pensiamo adesso un attimo a Diablo 3. Facciamoci l'esempio di Diablo 3. Diablo 3 è rimasto lo stesso gioco. Stesso gioco Diablo 2 è rimasto identico da quello che ho capito e visto. È riuscito a peggiorarsi, a rovinarsi con delle feature. Dei feature. Come non so, il negozio, che non ci sarà sulla versione di PlayStation 3 o 4, quel cazzo è che vogliono fare. Li tolgono tutte le stronzate che hanno messo su PC, le tolgono perché hanno capito che erano stronzate. Diablo 3, purché è sempre lo stesso gioco, c'ha una storia da quello che ha detto il mio amico che è buona. Fa cagare. Fa cagare, è un flop. Fa schifo. Ci sono tanti giochi che continuano a essere lo stampino, anche con la grafica così. Fanno cagare alla fine. Non potete dirmi che la storia è importante per forza e la grafica no. No, perché voi old school gamer avete tante volte rigiocato, non so, Monkey Island, Zelda, che non hanno una grafica bellissima, c'hanno tanta bella storia, certo, ma avete rigiocato e rigiocato perché vi piace quello stile grafico. No? Voi non mi potete dire che se rifacessero una Zelda in HD ve lo giochereste per forza. No, 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 vi farebbe schifo, non vi piacerebbe. Magari siete un po' tentati, ma non vi piacerebbe mai come Zelda che avete giocato subito. No, no. Io non voglio i giochi rimasterizzati in HD. Voglio un gioco che si aggiorna. Ma non pian pianino con i suoi tempi, non troppo tempi, Bethesda, se no ti spezzo, non ti comprerò mai più un gioco, ma che introduca qualcosa di nuovo, che si aggiorni come tanti altri giochi. Perché Borderlands 1 a Borderlands 2 mi è piaciuto? Perché la grafica è rimasta la stessa.